Beh, il nostro incontro di questa mattina è un incontro piacevole, l'ho preannunciato prima di fermarci ad ascoltare la bellissima Mare Luna di Pino Daniele, un incontro speciale perché è un incontro che riguarda San Benedetto in quanto sovrana del mare. Sta arrivando il famigerato weekend, il weekend lungo della festa della Madonna della Marina, e ne parliamo con l'assessore allo sviluppo economico, ma in questo caso soprattutto l'assessore alle politiche del mare, Fabio Urbinati. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ma grazie a lei per aver accettato. È chiaro che la festa della Madonna della Marina in una città come San Benedetto del Tronto ha un ruolo assolutamente importantissimo, prioritario. Ma San Benedetto, la festa della Madonna della Marina, da sempre viene denominata la festa. Come il significato è dato dal fatto che era la festa dei pescatori, era la festa della città e tutti si ritrovavano intorno a questo evento, un evento che ha caratterizzato, diciamo, gli anni d'oro della marineria sanbenedettese, ma che non ha mai perso il suo fascino particolare. Negli ultimi anni lo stiamo riscoprendo, noi è dal 2006 che lavoriamo su questo evento e siamo arrivati quest'anno finalmente a ridare lustro a questa festa, perché ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo messo anche dentro delle novità, però abbiamo capito nel tempo che forse quello che serviva era riscoprire in tutto e per tutto questa fantastica tradizione. Infatti tornerà quest'anno dopo circa 25 anni, sono 24-25 anni che non si faceva più la famigerata tombola, un evento che può non significare nulla per qualcuno, ma che calamitava migliaia e migliaia di persone in area portuale o nelle piazze dove di anno in anno veniva svolto questo evento. Quest'anno siamo riusciti a riproporlo e siamo fiduciosi sulla riuscita di tutta quanta la festa. E prima ancora che un gioco, credo che si tratti del recupero appunto di una tradizione. Quando si fa questa tombola? La tombola sarà fatta sabato sera, dopo la messa solenne sulla banchina Amalfisi al porto. Prevediamo l'inizio intorno alle 23:30, contestualmente ad un concerto dei Pupazzi, il gruppo, diciamo, San Benedettese per eccellenza, che sta lavorando molto bene negli ultimi anni, sia a San Benedetto che nel territorio. Quindi sarà uno spettacolo, non solo un'estrazione di numeri, ma uno spettacolo nello spettacolo. Ecco, una cosa a cui l'assessore ha fatto riferimento proprio pochi istanti fa è questa processione in mare. Ecco, praticamente tutti sanno di che cosa si tratta, ma per magari i turisti che ci stanno ascoltando e che questa mattina magari sono sintonizzati su Radio Azzurra, e per coloro che magari vivono nel nostro territorio e ne sentono parlare per la prima volta, vogliamo raccontare di questa processione a mare, che è una cosa assolutamente affascinante e credo unica, più unica che rara. La processione in mare, diciamo che è l'evento più importante di questa festa, l'evento più emozionante, è l'evento solenne, quando viene depositata una corona in onore ai caduti del mare, direttamente dal sindaco, su un'imbarcazione che proprio porta l'icona della Madonna della Marina in processione dal porto di San Benedetto fino quasi alla foce del Tronto, per poi arrivare diciamo all'altezza del comune di Grotta a Mare, sotto il convento di San Francesco, dove appunto viene depositata la corona. È un evento che calamita molti pescherecci verso questa processione, dietro, diciamo, all'icona della Madonna della Marina. C'è da dire, giustamente, sotto certi aspetti, che negli ultimi anni è stata regolamentata, perché sono operazioni che si svolgono in mare, e io non smetterò mai di ringraziare la Capitaneria di Porto, perché tutto questo è possibile grazie alla collaborazione della Capitaneria, perché quando ci si muove in acqua chiaramente c'è bisogno di tanta sicurezza, e la Capitaneria in questi tre giorni sarà impegnata con tantissimi uomini, diciamo, a servizio di questa festa. Quindi grazie ancora al comandante Lopresti e a tutti i suoi uomini che ci permettono, e questa è un'altra chicca, di svolgere il primo palio velico della Madonna della Marina. E questo rientra nelle novità che incontreremo e racconteremo tra poco, perché ora, in omaggio proprio alla Signora del Mare, ascoltiamo Lady of the Sea. Abbiamo fatto riferimento al programma della Festa della Madonna della Marina edizione 2014 e l'abbiamo fatto chiaramente con il nostro ospite in studio, che è l'assessore alle politiche del mare nonché allo sviluppo economico, Fabio Urbinati. E ecco, stavamo cominciando a fare un excursus nel programma, nel cartellone degli appuntamenti di questa edizione 2014 della Festa della Madonna della Marina, e facevamo riferimento ad una novità, che è questo palio legato a questa festa. Certo. Che
diventerà da quest'anno una tradizione. Il primo Palio Velico è stata, diciamo, un'idea, un'intuizione, perché cercavamo un modo diverso di far vivere il mare ai giovani sanbenedettesi, perché molti nella nostra città vivono il mare attraverso la spiaggia, non hanno altre esperienze che invece sono le vere esperienze del mare. E questo è venuto anche da un fatto che nella nostra città molti non sanno che è molto semplice avvicinarsi agli sport d'acqua, in particolare alla vela. Noi abbiamo delle scuole molto importanti, abbiamo 4 circoli nautici in città che lavorano benissimo e abbiamo prodotto anche campioni italiani che io spero tra 2 anni ci rappresenteranno alle Olimpiadi in Brasile. E quindi c'è un modo per poter effettuare questo sport, effettuare queste lezioni, e il Palio Velico vuole, diciamo, essere un omaggio a questo. Infatti abbiamo deciso di farlo attraverso i comitati di quartiere, che hanno dato una grande collaborazione e partecipazione. Ogni quartiere avrà il suo equipaggio. Ieri sono state fatte le estrazioni in consiglio comunale, in sala consigliare, per quanto riguarda gli abbinamenti. Sarà una regata che si svolgerà all'interno del bacino portuale, quindi questa è una novità assoluta, quindi per questo è stata importante la collaborazione della Capitaneria di Porto. Sarà una regata a bastone e si scontreranno gruppi di 3 barche che alla fine arriveranno alla finale, che si svolgerà sabato mattina, e il quartiere porterà, diciamo, nel suo quartiere, ma se ci ripetiamo un po', certo, questo palio, che poi il prossimo anno sarà rimesso nuovamente in, diciamo, in palio, il simbolo del primato. Il simbolo, diciamo, del primato. Bene, bene, bellissimo. E tra le novità c'è anche la collaborazione di Radio Azzurra, questo non dimentichiamoci, questo è importante, volevo lasciarlo alla fine, ma diciamo, bene, bene, è importante anche faccio questo. Volentieri anch'io questo riferimento. Beh, per quello che riguarda le novità, ecco, parlando di novità, credo che si possa citare anche questo vero e proprio musical che è stato realizzato appositamente per la città di San Benedetto e per la sua vocazione marinara, ed è stato e verrà presentato proprio in occasione di questa festa, e si tratta di un lavoro completamente inedito. Sì, è un lavoro inedito. Io ringrazio il Circolo dei San Benedettesi, il suo presidente Benedetta Trevisani, che lavorano questo evento da un anno, perché proprio lo scorso anno, quando facemmo quel bellissimo recital sulla banchina Malfisia, decidemmo di arrivare a questa edizione con questo spettacolo inedito. I testi sono di Benedetta Trevisani, le musiche di Marcello Gentini, e parteciperanno diverse scuole di danza della città, e parliamo di circa 20-25 comparse, quindi sarà uno spettacolo bellissimo. E io non ho visto nulla perché voglio vivermi la sorpresa come tutti quelli che parteciperanno a questo spettacolo. Si svolgerà sulla banchina Malfisia, quindi al porto, inizierà alle ore 21. Quindi con una scenografia naturale, con una scenografia naturale unica. Avremo anche le barche storiche che arriveranno da Cesenatico, barche che richiamano in maniera chiara le nostre paranze, quindi avremo un'ambientazione che ci porta indietro minimo di 100-120 anni. E tengo a precisare che tutti gli eventi della Festa della Madonna della Marina sono eventi gratuiti, quindi invitiamo tutta la cittadinanza, tutto il territorio a partecipare. E il tutto chiaramente si concluderà nella serata di domenica, se non sbaglio, con questo grandioso spettacolo pirotecnico. Sì. L'anno scorso, proprio in occasione del nostro incontro qui in diretta su Radio Azzurra, l'assessore Urbinati ci annunciò una sorpresa, ed è stata davvero una sorpresa questa possibilità di ammirare lo spettacolo anche dalle colline che insomma sovrastano il mare. Certo, veramente noi nel nostro territorio abbiamo dei grandi professionisti di spettacoli pirotecnici che spesso, diciamo, portano la loro professionalità anche all'estero. Quest'anno saranno svolti della ditta Alessi di Appignano. E ci fu un'idea, l'anno scorso ci fu un'idea, un riferimento, praticamente fu fatto uno spettacolo circa 5-6 anni fa nella baia di Bangkok, e per certi versi, diciamo, la baia di Bangkok, mi hanno riferito che assomiglia un po', diciamo, al bacino portuale di San Benedetto, a tutto lo sviluppo del lungomare, quindi ampliare il fronte di lancio dei fuochi sarebbe stato un effetto straordinario. È stato così perché abbiamo avuto tanti commenti positivi. È uno spettacolo che la cittadinanza aspetta con ansia, questo noi lo viviamo ogni anno. Spesso, come sappiamo, sono sempre state polemiche, no? Se è giusto fare questo spettacolo o meno. Siamo venuti ad una conclusione che se uno spettacolo pirotecnico è fatto bene, vale quanto un concerto, vale quanto, diciamo, uno spettacolo artistico di qualsiasi altro genere. E poi la grande presenza di pubblico a quello spettacolo, la dimostrazione Così. Allora, questi sono numeri che ci danno gli esperti. Praticamente si stima che i fuochi di San Benedetto possono essere visti da un bacino di 40-50
80.000 persone, quindi parliamo molto più di un numeri concerto. Grandissimi, molto più di un concerto. Bene, bene. E allora, chiaramente, come giusto che sia, ad ogni festa tradizionale, ad una festa importante come questa più che mai, non manca l'aspetto enogastronomico. Importantissimo. È doveroso, doveroso. Tra l'altro, in tutto questo è doveroso anche il riferimento ad un riconoscimento importante che ha ricevuto la città di Sameto dalla Coldiretti Giovani Nazionale, quindi un premio nazionale molto molto importante che si riferisce proprio all'utilizzo della filiera corta, sì, nel nostro territorio, e credo che questo sia ovviamente presente in qualche modo anche nella parte enogastronomica della festa. Sì, io infatti ho ritirato questo premio, ho ringraziato la Coldiretti Giovani Nazionale che ha riconosciuto in San Benedetto l'attività di promozione della filiera corta, sia quella dei prodotti ittici, che per noi diciamo è naturale farlo, ma anche quella dei prodotti agricoli, cioè invitare la cittadinanza, diciamo, all'acquisto oculato, all'acquisto di qualità, perché diciamo che con i prodotti a filiera corta si trova un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo. Questo è stato un riconoscimento per le attività che noi abbiamo svolto negli anni. C'è stato un mercato di Coldiretti importantissimo sabato e domenica che ha avuto un successo straordinario oltre ogni aspettativa, e veniamo alla festa della Marina, la parte enogastronomica sarà curata dalla cooperativa Nostrano, i ragazzi della San Pietro che da ieri sera già hanno allestito la cucina proprio sulla banchina Amalfitana al porto. Appunto, la cooperativa San Pietro è stata, diciamo, è stata una delle ambasciatrici, diciamo, di questi prodotti ittici che noi abbiamo promosso nel nostro territorio e non solo, anche perché loro operano all'interno del mercato ittico, e noi abbiamo fatto un regolamento importante come comune dove su questi eventi noi praticamente invitiamo chi gestisce questi eventi ad acquistare il pescato all'interno del mercato comunale, quindi abbiamo la garanzia del prodotto fresco. Gli stand saranno aperti anche da stasera fino a domenica sera, ogni sera ci saranno specialità diverse, immancabile il brodetto alla San Benedettese che sarà, ovvio, disponibile stasera e domani sera, tutte le sere frittura dell'Adriatico, insomma quei prodotti che i San Benedettesi conoscono bene e vogliamo far conoscere anche oltre al nostro territorio, perché lì abbiamo una qualità altissima e non c'è il fermo pesca, per fortuna, come per fortuna è capitato anni addietro durante la festa della Madonna della Quindi Maria. Pesce buono e anche fresco, soprattutto fresco. Bene, bene. Allora, io credo che i presupposti ci siano tutti e abbiamo veramente messo a cuocere, sembra un bisticcio di parole, tanta carne, nel senso che alla fine la festa è da assaporare in tutti i suoi aspetti, sia sotto l'aspetto dell'intrattenimento. Ricordiamo, Luca, anche l'aspetto religioso, che è molto importante, la messa che si svolgerà sulla banchina Amalfitana sabato sera prima della tombola, la processione di domenica sera che solennemente riporterà l'icona della Madonna della Marina sulla cattedrale, e sarà la prima festa della Madonna della Marina per Monsignor Bresciani, perché è arrivato nel nostro territorio nel mese di gennaio scorso, quindi vivrà per la primavera. Credo che anche per lui sarà un'emozione indimenticabile. Per lui sarà un'emozione indimenticabile. Infatti stiamo aspettando anche questo evento e vogliamo viverlo insieme a lui e insieme a tutti i cittadini. Bene, bene. Allora si comincia, quindi già da questa sera l'atmosfera è quella giusta, sta piovendo un po' dappertutto, questo significa, e incrociamo le dita, che la sfuriata. Incrociamo le dita, perché forse davvero, l'unica cosa che potrebbe regalarci qualche tristezza è proprio l'aspetto meteorologico. Ci piace pensare che tutta l'acqua che doveva scendere scenderà in queste ore. Ecco. Per cui, beh, grazie ancora all'assessore Fabio Urbinati. Ma grazie a voi. E grazie per l'invito che ci fa e che fa tutti i nostri amici ascoltatori a partecipare e a vivere intensamente questa festa della Madonna della Marina edizione 2014. E per quello che riguarda l'appuntamento è quindi da questa sera già è tutto operativo, gli appuntamenti salienti da venerdì e per tutto il weekend, e ovviamente grazie ancora, grazie per essere stato con noi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Azzurra. L'appuntamento radiofonico con il sottoscritto è per domattina sempre dalle 7 alle 10 e sempre con il Buongiorno Estate. Tra poco c'è Deborah Bizzarri con l'Azzurra Estate che continuerà a realizzare i vostri sogni musicali. Da Luca Sestili, buona giornata a tutti. Ciao ciao. Radio Azzurra. La tua radio.